Amici YouTube, Peppino Audace, allora ragazzi, nono episodio, andiamo avanti con la carriera Formula 1 con Peppino Audace in Alfa Romeo. Fatto le qualifiche a Silverstone, sono andate bene. È un Peppino Audace che è ripassato il Q3, finalmente, quindi sono un Alfa che può andare anche forte a Silverstone. Alfa, che ragazzi, con Valtteri secondo me, oramai quasi a fine carriera, dovrebbe cercare un altro pilota giovane. Pepino potrebbe rimanere, ma ragazzi, c'è quel posto in Red Bull che potrebbe far bene a Pepino Audace. Prossimo anno Siamo però. tornati ancora una volta nella tana dell'automobilismo britannico, nonché luogo di nascita del campionato mondiale Sarebbe di anche il Formula posto in 1. Ferrari, Oggi ma si corre qui a Silverstone. Siamo pronti per il Gran è Premio un di Gran sedile Bretagna. che La gara scotta, inizierà tra ragazzi. poco. Ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. Sarà George Russell a guidare lo schieramento George a partire Russell e dalla poi pole. Pepino Oggi si Audace. completa la prima fila. Proseguendo lungo la griglia, Quindi, questa è ragazzi, posizione. un'Alfa seconda. Sainz, Norris, Sainz, Verstappen, Norris, Verstappen, Leclerc, Leclerc. Hamilton, Fernando Alonso, Gasly, Oscar Piastri, Albon, Perez, Ocon, Anzi, Tsunoda, Perez, Alou, dodicesimo, assurdo. Ricciardo, Magnussen, Hülkenberg, Bottas e Logan Sargeant. La partenza è il momento più difficile dal punto di Anzi, Bottas. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e Ragazzi, parte con hard, partono i primi quattro tutti con hard. Forte, forte Russell. Parte subito forte George Russell. C'è Sainz, Leclerc, Ferrari. Comunque Russell, la prima vittoria stagionale su Mercedes. Anzi, ci sarebbe anche un sedile Mercedes già per metà stagione. Andare Hamilton in Alfa Romeo. Ci starebbe, ragazzi, la coppia Russell, Pepino Audace. Russell va forte però. Russell va molto forte. È un pepino che Mercedes, ragazzi, cambierebbe. La gara l'ho qua studiata da parte di Alfa per mettere pressione a Mercedes.
Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Comunque, un pepino... Deve dare un buon ritmo. Un Sainz terzo. Ma ragazzi, un posto Mercedes per Pepino sarebbe già buono subito. Ragazzi, adesso il problema sono le gomme, gestirle. Sainz, prova a passare. Il problema è che, ragazzi, Alfa ha un cedimento subito. Ci stiamo avvicinando alla fine. Niente, dopo due giri ha un cedimento. Poi i tempi sono buoni. Sai, c'è un Verstappen in quinto. Sicuramente questa è una gara che Pepino predilige per il secondo posto. Comunque ragazzi, le gomme dopo 4 giri tengono. Settori anche. E Russell va forte giro per giro. Sta la gara forse... merita George Russell. Che è un po' in, ragazzi. Se ti muovi andiamo, se no me ne vado. No, e vai. Perché no? Perché non vuoi venire? Dammi 10 minuti e finisco. Un Russell comunque i tempi sono buoni, però non sono in cedimento i tempi. Situazione gomme buona. E adesso una piccola crepa, ragazzi. Sta per arrivare. La finestra del pit stop è aperta. Ok ragazzi, andiamo
pilota dietro di te gira su tempi leggermente più veloci dei tuoi, accelera. Sì, Sainz va forte. Il settore è buono però. Occhio a Sainz, ragazzi, che attacca! Carlos Sainz! Bravo Carlos Sainz! Bravo Carlos Sainz! Bravo, mi viene a incrociare! Altra Mercedes di Hamilton che si ferma. Addirittura Perez con soft Red Bull. Vai, vai, vai. Una sosta fantastica. È stata più veloce di quanto previsto. Oh, ragazzi, Bottas decimo. Buono. Contando, ragazzi, che la strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Sicuramente adesso, ragazzi, con medie è un pepino che andrà molto più forte. Verstappen dura. Oh, strategia Red Bull, ragazzi. Sergeant. Valtteri si sta fermando ai box. Valtteri ai box. Andiamo, gli sta uscendo. Russell. La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Ragazzi, seconda parte di gara che pepino secondo me. Distacco dall'auto dietro, 2,0 secondi. Può gestirsi meglio. Però che Russell è più freddo. We'll be right back.
più pulito George Russell. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior. È più pulito Giorgino Russell, ragazzi. Più pulito, Giorgio. Hamilton quarto. Per altri 5 giri. Ferrari inizia a cedere, ragazzi. E va anche Alfa, ragazzi. Mercedes pazzesca sotto di punto di vista di gomme, ragazzi. Giorgio Russell 31. Hamilton anche adesso. Squadra è 18,1 secondi. Due Mercedes sul podio. È un Alfa di mezzo. Ora tre giri. Ma credo che Pepino oramai lasci la gara Russell. Secondo me, ragazzi, è arrivato il limite di vittoria per Pepino con l'Alfa. Secondo me è il momento di cambiare giusto il sedile, ragazzi. E la Mercedes può essere scuderia giusta. Stanno cedendo le gomme. È un momento cedimento. E prima se no, una macchina ha bisogno di una macchina forte, decisa, e in questo momento per lui è forte, soprattutto è dirompente. Mercedes potrebbe essere un buon salto di qualità. Abbiamo carburante a sufficienza per altri tre giri. A Hamilton gli serve una macchina un po' più tranquilla, un po' più... Stai tenendo un buon ritmo di gara, ma tieni conto che le gomme devono percorrere ancora una lunga distanza. Il ritmo è buono, ma sì, aspetta un cedimento.
Ci prova Hamilton, ragazzi. Ci prova Hamilton. Anche Sainz che... Passa Hamilton, ragazzi, passa! Appena fa un errore ci ma passa anche Ferrari! Passa anche Ferrari, ma non ci credo. Probabilmente, ragazzi, sta finendo le gomme Alfa. Ah, d'esterno mai, d'esterno mai. Lotta con Hamilton. Duo tutto Mercedes. Pepino potrebbe proprio prendere il posto di Hamilton. Si sta finendo il limite in Alfa per Pepino. Una macchina un po' più spinta, un po' più pronta. Vuole fare il salto di qualità. Ci sarebbe anche Red Bull, è pronta. Horner l'ha detto. No, ragazzi, no. Sainz, ragazzi, non può fare queste cose. Ragazzi, Sainz è pronto a prendersi la terza posizione. Vedi, sta per finire l'era Pepino su Alfa. È lottato il terzo posto. Sempre bagarre tra Alfa e Ferrari. George Russell, Lewis Hamilton, Mercedes torna a sognare. Ragazzi, però se Mercedes fa così forte, Red Bull ha bisogno in questo momento di un pilota equo per contrastare la Mercedes. E quindi, ragazzi, non vorrei che si liberasse il posto di Mercedes in Red Bull. Una fantastica gara e una fantastica vittoria. E sapevo, andavo direttamente. Arrivo. 2 minuti e arrivo. Dimmi, Davide, dove pensi si sia decisa la gara di oggi? Stato finale. Penso che oggi la costanza sia stato il fattore fondamentale. George Russell. Un altro è esserlo di giro in giro. Se ci riesci, puoi approfittare degli errori altrui senza... I piloti si appoggiano sul podio per la cerimonia di premiazione. Quella di oggi è stata una vittoria di squadra, risultato di una prestazione eccellente. Red Bull e Alfa. Vediamo, ragazzi, Pepino, se andare in Mercedes, se andare in Ferrari, in Red Bull. Scopriamo in che modo questo finale ha modificato la classifica piloti. Max Verstappen stacca ancora di più gli avversari in classifica. Ragazzi, Perez 14esimo. Giornata di gara, Davide, chi ha guidato meglio oggi? Attenzione, perché Red Bull è interessata veramente. E Perez 13esimo, ragazzi, no? Si può vedere.
sarebbe subito pronta. Red Bull, ragazzi. Red Bull, okay, è pronta. La finestra di rinnovo dei contratti si è aperta. E infatti, ragazzi, con la nostra scuderia attuale o avviare le trattative con qualcun altro. C'è McLaren. Silverstone, Grove. Red Bull, ragazzi. Red Bull. Fantastico. Non vedono l'ora di trattare con noi. Chiamo. Firmato, ragazzi. Red Bull. Perez. Ciao, ciao. Peppino è Red Bull. Ma dopo l'ultima gara di Perez, ragazzi, è giusto così. Comunque un Alfa. Io chi va in Alfa? Alonso va in Alfa, ragazzi. Abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Ungheria. Sì, ragazzi, secondo me Perez si è giocato il sedile in comunque finisco qua l'episodio, ragazzi, e vado poi a registrare la gara in Ungheria. Bella a tutti, Peppino Audace.